Adesso invece questa è finale, perché nella parte conclusiva di questo primo pomeriggio di gare dell'Europeo numero 35 di nuoto è la volta delle staffette, le 4% stile libero. Prima le donne con le nostre azzurre, che si sono conquistate la finale questa mattina con il sesto tempo di qualifica, sono arrivate terze nella loro batteria numero 2. C'è stato un piccolo cambiamento: fuori Chiara Tarantino e dentro invece Margherita Panziera che partirà in seconda frazione. Quindi andiamolo a enunciare il quartetto: Silvia Di Pietro, prima frazionista, Margherita Panziera seconda, Federica Pellegrini quarta questa mattina, viene invece messa in come terza frazionista, chiuderà Costanza Cocconcelli. È partita la finale 4% stile libero donne. Insomma, Pilato esclusa, entra la seconda delle grandi del nuoto italiano, la Panziera, capolista europea dei 200 dorso, in una gara che non è proprio la sua in assoluto, è un po' rimaneggiata questa frazione, però è competitiva anche nei 100 stile libero, perlomeno per il livello italiano dello sprint. In corsia numero 4 c'è una Cromo Vigiogio che potrebbe fare la differenza, difatti la fa per l'Olanda 25,96, ma la Svezia è a soli 3 centesimi e Danimarca 11. Passaggio molto incoraggiante di Silvia Di Pietro, 26,59, è un bel crono per la romana che soffre un po' in uscita di virata in questi secondi 50. Sembra riprendere l'ungherese Grujonimix, la nostra Silvia Di Pietro che aveva chiuso ottava dopo i primi 50 metri. Sempre l'Olanda a guidare davanti alla Danimarca, è salita a 17. Gran Bretagna sale in terza posizione a 33 centesimi. L'Italia settima, ha scavalcato l'Ungheria ed è la volta adesso di Margherita Panziera. 55,11 per la Di Pietro, un tempo che è un po' lo specchio di quanto notato anche nella velocità pura. Non è scesa sotto i 25 nei 50, non è scesa sotto i 55. Nei 100. Aveva illuso la prima vasca, seconda vasca così così. Panziera che deve far leva adesso sulla progressione, perché la velocità e l'esplosività nei 100 stile libero non sono le sue caratteristiche. Italia che purtroppo è uscita da quella che è la scia in diretta, avendo un distacco troppo sensibile a chi le sta di fianco. Panziera che riporta l'Italia di nuovo in ottava posizione, scavalcata dall'Ungheria per un paio di centesimi. Si va a chiudere i 200 metri, dove avete visto che Anna Hopkins per la Gran Bretagna ha fatto un gran lavoro. Però la Francia nella parte conclusiva, la seconda frazionista, Charlotte Bonnet porta avanti le transalpine 1,47,33, Gran Bretagna 15 centesimi, Italia che sale poi al termine dei 100 metri a 2,66 in sesta posizione. Una frazione scintillante quella della Bonnet, resa ancora più evidente da un inserimento in seconda frazione di tempi non proprio splendidi da parte soprattutto dell'Olanda, in difficoltà con la loro dorsista Kira Toussaint. Italia che adesso deve fare tutto da solo, perché fuori dalla scia la Francia è troppo lontana e l'Ungheria non è certo un riferimento. Prova ad allungare la Francia con Anouka Martin, 15 centesimi di vantaggio sullo su Abby Wood, la britannica. Federica Pellegrini in sesta posizione a 2,78. E poi ci sarà in chiusura un duello Inghilterra-Gran Bretagna-Francia con l'inglese favorite Frey Anderson, la loro migliore sprinter, peraltro anche un'avversaria per l'Italia, ma occhio a Femke Heemskerke che si è lanciata a velocità mostruosa. Intanto Federica Pellegrini ha consegnato l'Italia in quinta posizione, 2,55 di ritardo dalla vetta britannica. Freya Anderson per la Gran Bretagna in quarta e ultima frazione, allunga nei confronti dell'Olanda. Femke Heemskerke è a mezzo decimo, mezzo secondo di distacco, 89 centesimi invece per quanto riguarda la Francia. Italia in quinta posizione, quinta, sesta con la Svezia che risale leggermente alla 1 davanti a Esker che sta cercando il numero che a livello individuale non le riesce mai, che in staffetta invece. Bel testa a testa in corsia 3-4, prevale la Gran Bretagna sui Paesi Bassi per 11 centesimi. Per quanto riguarda l'Italia, 3,39,08, Costanza Cocconcelli consegna il sesto posto, 4,91, c'è da registrare che non ce la facciamo a stabilire il 3,38
che sarebbe servito a consegnare anche la carta olimpica alla 4% stile libero donne. Sì, in realtà è un tempo di riferimento che la FIN ha dato alle atlete. Sì, in realtà non è proprio la sicurezza, è che bisogna stare sotto quel tempo lì per avere una probabilità di entrare tra le quattro squadre che ancora mancano a comporre le 16 di Tokyo. È corretto, è un'Italia che comunque conferma di essere in forte difficoltà nello sprint. 55-11 abbiamo detto della Di Pietro, 54-88 della Panziera, che ha fatto una bella frazione per quello che è lei nello stile libero, 53-94 per Federica Pellegrini, una frazione oggettivamente normale, nulla di più. 55-15 la Cocconcelli. Esatto, non benissimo neanche la Cocconcelli, ha sbagliato l'arrivo, ma insomma cambiava due decimi, forse anche un po' meno. Era quello che dovevamo fare, il nostro livello di adesso non è proprio il livello di nazione che nello sprint femminile fa voce grossa.